Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Dopo averlo visto a IFA 2012, eccoci pronti a svelare la versione finale dell'Xperia T. Uno smartphone molto interessante che arriverà sul mercato in contemporanea con l'uscita di James Bond, del nuovo film ovviamente, ed è uno smartphone che si distingue dagli altri device che abbiamo provato fino adesso sia per le dimensioni abbastanza contenute del display da 4.55 pollici, sia perché offre una fotocamera da 13 megapixel e una serie di connettività wireless veramente interessanti. Partiamo dalla confezione. Oltre allo smartphone, che ovviamente abbiamo già scartato, acceso perché lo stiamo provando da qualche giorno, troviamo una confezione classica con il caricabatterie, il cavetto per connessioni internet, computer e lo scaricamento dei dati, auricolari in-ear e vari gommini per poter gestire meglio gli auricolari all'interno del proprio orecchio. Manualistica, e fondamentalmente questa è la confezione dell'Xperia T. A livello di caratteristiche tecniche troviamo un display, come dicevamo, da 4.55 pollici con tecnologia Bravia Engine, un display molto bello che vedremo a breve. Una fotocamera frontale, fotocamera posteriore da ben 13 megapixel con flash ovviamente, jack da 3,5 mm, logo Xperia, cassa posteriore, una scelta abbastanza particolare per quanto riguarda la pulsantiera laterale. Abbiamo il tasto volume, accensione e il tasto fotocamera dedicato, che sono tutti posti in basso, quindi il volume non sarà qua in alto ma sarà tutto in basso. Questo sarà comodo per l'accensione e lo spegnimento, leggermente più scomodo da abituarsi per quando siamo magari in chiamata e dobbiamo alzare e abbassare il volume, che non sarà nella posizione consona alta ma sarà qua in basso, una questione di abitudine più che scomodità in sé. Connettore per la ricarica e sincronizzazione col computer e una scocca che ci ricorda molto la curvatura dell'Arc S, ma in questo caso unibody. Infatti il dispositivo non si apre, non permette di sostituire la batteria, che è da 1850 mAh, ma abbiamo la possibilità di inserire la micro SD, quindi di espandere la memoria, e di ovviamente inserire la SIM. Questa scelta di utilizzare la costruzione unibody offre al terminale una qualità costruttiva veramente ottima, una solidità piacevole e soprattutto in mano offre un feedback molto positivo, perché questa parte gommata ci permette di non far scivolare il dispositivo, il device, nelle nostre mani, quindi l'impugnatura sarà salda e non avremo nessun tipo di problema. A livello di sistema operativo troviamo Android 4.4 Ice Cream Sandwich, personalizzato da ovviamente Sony, e come processore troviamo un processore Snapdragon S4-8960 da 1.5 GHz, 1 GB di RAM, display HD da 4.55 pollici, lo abbiamo detto. Quello che è interessante è che il Xperia T ha una connettività 42 MB al secondo per quanto riguarda l'HSPA+, quindi il massimo che si può raggiungere oggi per quanto riguarda la velocità di connessione internet, e soprattutto ha la connettività Wi-Fi dual band. Questo vuol dire che è come l'iPhone 5, permette di potersi collegare a router anche 5 GHz. La personalizzazione di Sony ci permette di gestire le varie home in modo veramente molto rapido e veloce. Dopo la prima accensione, aver fatto un attimo un giro nelle schermate, aver caricato i vari widget che sono presenti all'interno del sistema, troviamo una velocità veramente ottima per quanto riguarda la gestione del pinch to zoom, tipica di Sony, con la possibilità di visualizzare in pratica una panoramica dei widget più che delle home in sé. E tutti i widget con questi giochi di trasparenze che a noi piacciono veramente molto. Molto piacevole anche la possibilità di gestire il meteo con questa animazione particolare, ovviamente delle varie impostazioni, e abbiamo poi la possibilità di gestire la home tramite un piccolo tap con la possibilità di andare a cambiare lo sfondo, selezionando vari tipi di sfondi, oppure andare a cambiare il motivo e quindi impostare il nostro smartphone con una serie di temi che sono appunto precaricati, come vedete si muovono veramente molto velocemente.
Col tasto più invece accediamo a tutto il mondo dei widget, praticamente sono tutti widget che abbiamo già installato nel telefono, tranne questi tre e tranne la suite Wiz che abbiamo installato noi dal marketplace, dal Play Store. Come vediamo, la gestione e la velocità con cui si muove la UI già dalla prima accensione è veramente ottima. Abbiamo dei sottomenu per quanto riguarda gli orologi con più opzioni, così come per il meteo e per altri widget. Molto piacevole anche la possibilità di gestire il menu in modo scorrevole laterale, ma con la possibilità di ordinare le icone in modo personale, alfabetico o per maggiormente utilizzato o per installato di recente. Tramite il tasto in alto è poi possibile eliminare i vari programmi che abbiamo installato esternamente rispetto alla personalizzazione di sistema e quindi gestire facilmente le nostre applicazioni. Sony con Xperia T ha anche concentrato l'attenzione sul reparto multimediale. Come possiamo vedere, a livello multimediale troviamo una fotocamera da 13 megapixel che scatta foto veramente molto belle e vi faremo un focus su questo, la parte album, film e la parte musica. Parte musicale piacevole nella vista con questa funzionalità di anteprima per quanto riguarda artisti, possibilità di saltare negli album, andare direttamente nelle tracce, nella playlist o eventualmente andare a visualizzare i nostri amici con tutta la musica che hanno all'interno della nostra area sociale. Andando ad ascoltare un brano, abbiamo questa grafica che ovviamente può essere ruotata e quindi ci permette di gestire la nostra musica in maniera molto molto d'effetto, d'impatto. Allora, con le cuffie la musica è veramente ottima, si sente molto bene e non abbiamo nessun tipo di problema e di gestione dei bassi e della qualità generale. Tramite la cassa posteriore non abbiamo un volume particolarmente alto, diciamo che non Xperia T non verrà ricordato come lo smartphone con l'audio più alto che abbiamo provato fino ad oggi, ma comunque si riesce ad apprezzare senza particolari problemi. Molto piacevole invece è l'album fotografico. Noi abbiamo avviato ovviamente questa applicazione per la prima volta dopo l'accensione e come vedete abbiamo tante foto che vengono gestite in maniera piacevole, veloce, ma soprattutto possiamo gestire, come vedete, la funzionalità multitouch e andare all'interno di un'immagine semplicemente facendo il multitouch sulle foto. È possibile poi anche avere questi effetti particolari di rotazione, sono solo effetti, la foto poi non ruoterà realmente, però come possiamo vedere abbiamo veramente una grafica molto molto piacevole. Queste sono delle foto che abbiamo scattato tramite il telefono e la qualità è veramente eccezionale. Soprattutto quello che ci ha lasciato veramente la bocca aperta è il display, che non è un Super AMOLED ovviamente, non ha contrasti esagerati, però ha una qualità e una definizione che rende veramente vive le immagini. Se noi adesso andiamo cliccando sulla fotocamera, vediamo come infatti le immagini, lo schermo e tutta la gestione della nostra camera sia veramente molto molto bella. La differenza con altri smartphone effettivamente c'è, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei colori e la gestione della parte cromatica. Per quanto riguarda i video, Full HD ovviamente con varie possibilità di scena, con la possibilità di attivare o disattivare il flash e varie opzioni per quanto riguarda tutte le risoluzioni e la modalità di messa a fuoco e via dicendo. Impostazione ovviamente presente anche nella fotocamera con anche autoscatto e la possibilità di fare le foto panoramiche. Vedremo poi ovviamente una prova pratica della fotocamera. Da notare che le foto a 13 megapixel sono soltanto in 4 terzi, mentre a 16 noni le foto saranno sviluppate, o meglio lavorate, a 10 megapixel. Molto carina ovviamente anche la personalizzazione per quanto riguarda la parte delle cartelle che vedete in questo momento. Andiamo a vedere anche per esempio un trailer di Amazing Spider-Man,
Questo è un video precaricato all'interno della personalizzazione di Sony. La cosa piacevole di questo smartphone è che il display al sole si vede decisamente molto bene, ha un'ottima luminosità e quindi si permette di essere visto anche sotto il sole o comunque in condizioni abbastanza critiche senza particolari problemi. Piacevole è anche la suite note che ci permette di gestire le note sia vocalmente sia tramite la scrittura a mano, per esempio noi possiamo scrivere proprio a mano all'interno dell'area di note oppure tramite appunto la tastiera o le varie opzioni che sono presenti per i colori e via dicendo. Le note ci permettono anche di vedere come l'interfaccia multitasking sia stata modificata. Il dispositivo ha questa screen multitasking nella parte laterale, l'area multitasking permette anche la rotazione. Ora andiamo in un'applicazione che riesce a ruotare, giustamente non abbiamo trovato l'applicazione giusta, prendiamo i film. Se noi ruotiamo la schermata dei film, ovviamente l'area multitasking ruota a sua volta, e nell'area multitasking, oltre alle programmi che abbiamo usato adesso, troviamo anche queste piccole applicazioni CoverFlow che ci permettono, TouchFlow, che ci permettono di gestire alcune opzioni come le note, come la gestione vocale e via discorrendo direttamente all'interno del nostro menu e, come vedete, sopra le altre schermate con un'ottima velocità di esecuzione di tutte le applicazioni. Tramite il tasto più è possibile andarle a scaricare dal Play Store nel momento in cui saranno presenti, oppure di gestire le applicazioni installate, in modo che se ne abbiamo più di quante ce ne stanno è possibile gestirle tramite queste icone. Internet funziona decisamente molto bene, andiamo ad attivare adesso il Wi-Fi. Tramite queste opzioni in alto abbiamo la possibilità di gestire la connessione Wi-Fi in alto. Impostazioni che ci permettono di andare a vedere quanta memoria abbiamo anche all'interno del dispositivo, con 2 GB di spazio interno per quanto riguarda le applicazioni e poi 16 GB, di cui 10 per quanto riguarda la memoria diciamo così esterna. È comunque divisa, come vedete, in 2 tronconi. Le informazioni di sistema, di nuovo 4.0.4, come avevamo detto. Andiamo a connetterci alla rete Wi-Fi. Andiamo a inserire la password, la connessione avviene molto velocemente, soprattutto quello che abbiamo apprezzato è, oltre alla velocità di download e upload dei dati, veramente ottima in 3G e in tethering, abbiamo apprezzato la qualità del wifi e soprattutto la ricezione sembra piuttosto buona anche in situazioni appunto critiche rispetto ad altri smartphone. Andiamo a aprire la home del sito. I colori del bianco in questo caso sono assolutamente fedeli, sono bianchi, molto belli, molto bianchi appunto, non prendono l'azzurrino assolutamente, e come vedete la velocità di navigazione è decisamente buona. Noi lo stiamo usando al posto del Galaxy S3 e dobbiamo dire che non abbiamo avuto un impatto traumatico, nel senso che comunque Xperia T ha prestazioni veramente paragonabili al Galaxy S3 sia nella gestione generale dell'interfaccia sia nella gestione appunto di internet, che come vedete è veramente molto molto buona e molto veloce. Ovviamente in questo caso stiamo aprendo i siti per la prima volta dopo l'accensione, quindi non sono in cache, ma vediamo come tutto si muova senza nessun tipo di problema e la gestione sia veramente piacevole. Torniamo nella home, piccolo ricaricamento della home. Questo avviene ogni tanto, in realtà da quello che abbiamo provato il device è veramente molto performante, non ci sono problemi nella gestione di tutte le opzioni e di tutto il multitasking. Ogni tanto la home si riavvia quando facciamo sessioni di internet e di browsing veramente molto pesanti, ma come avete visto
tutte le applicazioni si riaprono esattamente nel punto in cui le avevamo lasciate. Quindi effettivamente questa è una gestione della RAM, probabilmente il Sony lascia un attimo come preferenza la possibilità di gestire la home separatamente, quindi chiuderla se c'è poca RAM disponibile. Xperia T è dunque uno smartphone che ci ha convinto, ci piace molto la personalizzazione di sistema, ci piace come viene gestito tutto e come lo schermo risponde sia a livello di feedback tattile, sia per qualità del display dei colori e della densità di pixel, della definizione, sia perché al sole si vede decisamente molto bene. Inoltre Sony ha proposto una serie di programmi come il calendario che vedete qua, come la gestione mail e via discorrendo, con un'interfaccia, un'estetica decisamente piacevole e tutto si muove estremamente bene. Considerando che questo dispositivo è ovviamente ancora un dispositivo non definitivo, non completamente ufficiale, perché uscirà tra qualche settimana in Italia, probabilmente ci saranno anche nuovi aggiornamenti che permetteranno di migliorare ancora l'esperienza d'uso. In Europa e in altri stati è già disponibile per l'acquisto e quindi è un dispositivo sicuramente che vi consigliamo. La fotocamera 13 megapixel è un plus veramente importante e da questo punto di vista non delude assolutamente le aspettative. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, piccolo confronto anche dimensionale con Galaxy S3, che vediamo essere un pochino più alto e un pochino più largo, quindi il display da 4.55 pollici ci permette di avere una dimensione leggermente più compatta del dispositivo.